tutto nostro. Tutto questo, tutto nostro. Uno prima di venire a parlare, 100 anni. Sì, com'è? Grazie di essere venuti qui stasera, così numerosi, per questa iniziativa, questa mostra che è stata organizzata. La famiglia Trentinelli ci sta lavorando veramente da parecchio tempo e è arrivata alla fine di un lavoro anche molto faticoso per mettere insieme. Poi quando entrerete vedrete la quantità di materiale, la quantità di oggetti che sono stati raccolti. Allora, questa mostra riguarda i 100 anni della famiglia Trentinelli e fa parte di un progetto incominciato diversi anni fa che tende a ricostruire quello che è stato e a raccontare quello che è stato uno degli importanti tessuti non solo industriali, non solo economici, ma anche culturali di questo paese. Perché Borgo, a differenza di altri posti, per esempio a differenza di Levica, a differenza di altri posti, non è stato solo un centro di tipo amministrativo, è stato anche un centro in cui il tessuto commerciale, il tessuto artigianale è stato un tessuto estremamente importante. Diversi anni fa abbiamo fatto i 100 anni della famiglia Galvan, adesso i 100 anni della ditta Trentinaglia, in mezzo Artesella ha fatto una serie di iniziative riguardanti per esempio la produzione di sedie tonè che venivano fatte a Borgo Bassugana. Borgo ha sempre rappresentato questa non solo l'innesto di un'attività artigianale all'interno di un'attività di un mondo tutto sommato contadino che c'era intorno, ma queste attività artigianali hanno spesso rappresentato anche un importante punto di riferimento culturale. Questo vale sia, e ve ne renderete conto poi guardando anche le foto, sia per quanto riguarda la famiglia Trentinaglia, ma pensate anche al lavoro che è stato fatto da Casa Grande per quanto riguarda la lavorazione del rame, o una persona come Ferruccio Gasperetti che metteva insieme una capacità artigianale con una capacità artistica. Questa è stata una caratteristica che ha profondamente segnato questo paese. E ricostruire questa storia, che è un pezzo di storia economica, vuol dire ricostruirne anche un pezzo di storia culturale. Noi siamo sempre abituati a pensare al rapporto tra cultura e economia basato semplicemente sul fatto che facciamo un museo, poi la gente viene, paga il biglietto e ci entra. In realtà i territori sono dei territori importanti perché le diverse attività dell'uomo, le attività che portano al sostentamento e quelle che invece portano a capire quello che abbiamo intorno, si integrano. E Borgo ha rappresentato, e spero che continui a rappresentare, in Bassugana in modo molto forte questo. Quindi la mostra che andiamo ad aprire oggi non è solo la mostra, non è solo la storia di una famiglia che da quattro generazioni fa fotografie, è anche un pezzo di storia, un pezzo di cultura di questo paese. Come diceva Massimo, a Borgo e tutta Bassugana sono presenti delle realtà che hanno fatto la storia e penso che la famiglia Trentinaglia, per quanto riguarda sicuramente l'ambito fotografico principalmente, però dopo riusciremo a toccare anche altri settori, insomma, che sappiamo benissimo sono molto cari a Umberto in particolare, ma insomma a tutta la famiglia Trentinaglia, sia una giornata importante, insomma, quella di oggi. Quindi siamo qui per celebrare un'azienda, siamo qui per celebrare un'attività che ha dato tanto a Borgo, ha dato tanto al nostro territorio. Penso che anche il titolo giusto della mostra
100 anni di arte fotografica rappresenti un po' il significato anche di perché siamo qui oggi. Trintinaglia fa della fotografia un'arte e questo è un aspetto che sicuramente gli ha dato lustro, gli ha dato un apprezzamento da tutto il territorio, perché la storia di Borgo è raccontata anche tramite le fotografie Trintinaglia. Questo lo troviamo in tanti libri di storia, lo troviamo nelle cartoline, lo troviamo in molte cose significative che fanno parte del nostro patrimonio storico e culturale. Sono particolarmente grato a loro per aver con tanta fatica, con tanto impegno portato allo spazio Clien questa mostra. Sono grato a loro per il lavoro che hanno fatto e che stanno facendo in questi anni. Vi auguro veramente di riuscire anche in questo momento, insomma, così difficile, di essere dei veri portatori, insomma, anche di questa fiducia, insomma, verso un territorio che sa apprezzare le cose fatte bene, le cose che vengono fatte con passione e che voi in questi anni, insomma, avete sempre dimostrato di poter fare. Quindi grazie a tutti per essere qua e grazie soprattutto a voi per aver portato questo segnale positivo. Grazie. Allora, è una delle poche volte, credo, che sono contento che non ci sia il sindaco, che non ho attenzione che poi non venga fuori. Dice, mi leggo la mail che ci ha mandato, dice, sabato sarò ad Innsbruck per la cerimonia in ricordo dei 5.000 soldati di molte nazioni sepolti al cimitero militare di Amalasse. Vi prego di portare il mio saluto e i miei migliori auguri per la riuscita della mostra. Quindi il sindaco non c'è, ma è come ci fosse. Dicevo, sono contento di poter essere qui io oggi, perché non farò i discorsi, qualche volta bisogna farli a livello istituzionale, no? Bisogna farli perché di sì. Beh, invece oggi io non faccio discorsi istituzionali, le cose serie sono state dette, perché per come. Ecco, io sono qui come l'amico, un amico, uno dei molti amici di Umberto, e credo che oggi, quando vedrete dentro, sarete veramente molto sorpresi di cosa vedrete. Penso che, diceva prima Enrico, dell'arte, no? Beh, credo sarebbe, lo è stato, potrebbe benissimo essere un eccellente sceneggiatore per come ha pensato la mostra. Credo che la mostra di oggi sia un obiettivo che Umberto aveva in mente da molto tempo, sia molto contento di essere riuscito a raggiungerlo, e credo che io, come da questo punto di vista un po' istituzionale, sono contento che Enrico, con la biblioteca, il comune e l'amministrazione, sia riuscita a dare una mano a Umberto e ai suoi per consentirgli di raggiungerlo questo obiettivo. Poi l'altra cosa mi veniva in mente, io non ho la brillantezza dei miei colleghi, la memoria, quindi qualche appunto me lo sono fatto, anche per occasioni come queste non bisogna perderle, e non vorrei dire ma se mi ricordavo era meglio, no? Ecco, allora credo che il 23,5% delle persone che sono qui stasera in questo edificio sono andate a scuola, e dentro nella sala, che è credo un posto di comunicazione della cultura da parecchio tempo ed è importante, bene, dici, io ho fatto ginnastica, come dicevo, 23,5% delle persone. Buonasera, sono un amico di famiglia. Complimenti per 100 anni di arte fotografica in Valsugana. Qualità costante nel tempo, per professionalità, serietà, onestà, dedizione assoluta. Ecco, poi in sostanza ringrazio anche perché ho letto oggi sul giornale che 30 anni fa lui era il fotografo ufficiale dei carabinieri e lo chiamavano in parecchie. In tutta la zona della Valsugana fino a Perger per fare le fotografie, perché
Allora l'Arda era poverissima e adesso un pochettino di più, ma però faceva le fotografie sul giornale e lo sapevo. E poi devo anche ringraziare la famiglia dal profondo del cuore, un grazie sincero, sentito e dovuto, perché sono grandi benefattori del padre Angheve Paolo in Etiopia. Grazie mille, sono onorato della vostra amicizia. Intanto ringraziare tutti quanti voi altri che siete venuti così numerosi, ringraziare Massimo, Enrico, Gianfranco, ecco, per le loro belle parole che hanno detto, ecco, e vorrei, cioè sarebbe mia intenzione ringraziare tutti quelli che hanno partecipato all'allestimento della mostra, al trasporto di questi strumenti che pesano ognuno 10 quintali, restano, ecco. Perciò non è stato cosa molto semplice. Vorrei dire una cosa precisa, che oggi manca mio figlio, qui più giovane, con la moglie Elisabetta, perché hanno una bella mostra a Bolzano nell'ambito dei matrimoni. Ecco, questa è una cosa che ci tenevo a dire perché ci mancano un po' questa sera. C'è Paolo, c'è la Chiara, che era qui in questo momento, la Chiara, ecco, la moglie ovviamente, ecco, e tante altre persone care, i pochi, eccetera, eccetera. Altro non saprei cosa dire, no? Ringraziare tutti, ecco, per la vostra partecipazione e speriamo che questa mostra dia il risultato positivo che ci aspettiamo. Niente, basta. Io Alberto!
famiglia. Io, Paolo, Luca, Massimo, non vorrei essere sempre ripreso dal signore di Cadonazzo mentre...